il contadino porta il grano al mulino, viene messo sopra in questa parte che si chiama tramoggia. Dalla tramoggia il grano passa sotto in quest'altra parte di legno che chiaramente andava in questo cassettino che andava a contatto con la macina, quella che ruotava, quindi la macina superiore, e quindi creava questo movimento nel cassettino che permetteva, sì? Cassettino con saltarello. Ah, cassettino, e questo è il saltarello, ok? Che permetteva il movimento appunto al cassettino. Dal cassettino il cereale cadeva all'interno, al centro della macina, creava questo effetto cuscinetto tra le due macine, e a quel punto la rotazione della macina l'un sull'altra andava a schiacciare il cereale, quindi diventava sempre più fino, fino ad arrivare appunto alla farina. La farina a questo punto veniva trasportata all'esterno delle macine grazie alle scanalature che le macine avevano, erano state appunto queste scanalature ricavate sulle macine proprio per permettere dal centro alla farina di arrivare all'esterno e andare a cascare su quest'altro cassetto che era in un legno particolare, che era appunto il fatto di legno particolare, che non andava ad intaccare sul sapore della farina e lo lasciava neutro. La farina da questo cassettone immagino venisse presa. Certo, certo, la farina che esce qui dalle macine e va nel cassettone era una farina ancora grezza, sì, perché aveva tutte le componenti che del grano, capito? Parti del grano erano sempre tutte lì, era un po' grezza, tipo la crusca, con la mestolina prelevata dalla cassetta, e il mugnaio aveva a disposizione anche un altro oggetto, un altro macchinario che si chiamava buratto. Okay. Il buratto non è altro che un macchinario fatto di legno con all'interno tre cilindri che hanno le varie, i forellini di varie dimensioni, e una manovella, va bene, che il mugnaio girava, buttava la farina, girava la manovella, e erano come dei setacci, la farina fina, e chi portava il grano e la farina a casa, la massaia, aveva questo setaccio, e praticamente l'affinamento finale, farla fina avveniva tramite il setaccio, ecco. Abbiamo visto quindi il funzionamento di come l'acqua dal fiume arriva fino a dentro il mulino, poi come tramite la pressione vada ad innescare questo meccanismo meccanico ma naturale alla fine, e come arriva la produzione della prima farina grezza fino al filtraggio della farina che poi portavano sulle tavole. Ma mi viene da chiedere, se uno avesse avuto una piccola quantità di cereale da macinare, esisteva un altro modo, no, per fare la macinatura? Certo, esisteva quella, diciamo, macina antica che già dai tempi dei tempi, diciamo, se andiamo nel mosaico via d'Asciano troviamo due macine realizzate con la pietra, allora io ho voluto riprodurre questa macina proprio per curiosità, per vedere se funzionava davvero. Se funzionava e davvero. Funziona quella che hai riprodotto. Allora ci spostiamo di là per vederla. La macina è composta da una parte bassa, come si vede nel mulino, fissa, va bene? Ok. E da una parte mobile, che è questa.
chiaramente la parte mobile in questo caso veniva fatta muovere appunto dalla forza umana, dalla mano e la girava. Come vedete, anche io ho riprodotto le scanalature sia in questa che qui nella parte fissa, che so quelle determinanti poi per portare la farina prodotta verso fuori verso questa uscita. E questa parte che è mobile praticamente funziona così. Questo è il grano, diciamo il cereale, perché anche qui possono essere macinati i cereali. Esatto. Nelle nostre zone roba un po' più grossa era un po' più difficile. Certo. Però il grano che veniva preso, messo qui nell'occhio della macina, così, e con la mano, vedete l'effetto cuscinetto con che funziona, schiacciava il peso, i chicchi di grano, e scomponeva, e di fatto poi ne usciva fuori, vedi, aprendo questo bocchettone di sasso, di pietra, ne usciva poi la farina macinata, insomma, sempre grezza era meglio. Chiaro, perché il processo, il funzionamento è il solito rispetto al mulino, quello appunto che si muoveva tramite la forza dell'acqua. Poi che succedeva? La massaia prendeva questa farina che si era prodotta, vedi, dalla macina a mano, la buttava nel setaccio, faceva il primo filtraggio. Ma qui a questo punto faceva, vedi, essendo molto fino, ok, un setaccio solo. Poi dipendeva da che setacci c'era, insomma, no? Certo. E cominciava a fare così, vedi, praticamente i granelli più grossi rimanevano sopra, i granelli più grossi rimanevano nel setaccio e quelli più fini andavano a finire qui nel mestolone. Ecco, questo era il procedimento casalingo, diciamo. I cereali, come vedete, erano tutti cereali che venivano prodotti nelle nostre campagne, girasole, piselli, mais, orzo, avena e grano. Il grano, voi, chiaramente il grano era la nostra risorsa per fare il pane, ragazzi, perché a quei tempi senza pane si moriva di fame. Esatto. Quindi anche qua rifacciamo un recap velocissimo. Sì. Nella macina a mano abbiamo sempre due componenti, la parte inferiore fissa, la parte superiore mobile. In questo caso, essendo a mano appunto, la parte superiore era mossa dal contadino tramite la mano, dalla massaia. Il cereale veniva inserito dentro nell'occhio sempre della macina superiore, l'effetto cuscinetto anche qui aiutava ad alleggerire la rotazione, si ruotava e a quel punto sempre le scanalature presenti nelle due macine portavano la farina ad uscire fuori. Poi chiaramente, essendo a mano, uno poteva staccare il pezzo e ripulire tramite lo scopino. C'era tutto, mancava niente, tutto al naturale, ma c'era tutto. La farina usciva fuori, che poi veniva messa nel setaccio, setacciato, il granulo più grosso rimaneva, che poteva poi essere anche la parte grossa, poteva essere anche crusca oppure anche rischiacciata. No, solitamente rimaneva comunque. Poi uno poteva fare anche il tipo di pane di crusca. Ok. Come c'è adesso, insomma. Quindi esattamente come adesso poteva essere fatto diversi tipi. Il materiale è sempre quello, perché il grano è sempre quello. E una volta appunto setacciata avevamo il nostro tipo di farina, le nostre tipi di farina, perché con diversa granulosità uno poteva scegliere il tipo di pane da fare.